Ragazzi, bellissimi, il video tanto atteso, non sono da solo, sono con Daniele. Dani, ciao ragazzi. Ciao! Primo video insieme, però ci siamo già beccati nel torneo Ferre Cup. Ero un tuo coach, diciamo. Allora, già lì c'è stato un po' di coaching. Oggi credo che questo sia il video supremo, l'avevo già anticipato, ma avete stralasciato like, sono contentissimo. Ve l'ho portato, Daniele mi coacherà qualsiasi tipo di brawler. Vai. Su cosa andare a prendere tra gadget e star power, perché già io l'anticipavo, io mi sono fermato prima del drop dei livelli 11 e per questo ho 300.000 monete. I punti energia comunque li ho spesi nel corso del tempo, perché ho portato tutti quanti i brawler a livello 9 e niente, mi sono ritrovato senza gear, devo fare tutti quanti gear, anche non avendo i livelli 10 comunque forse ci portiamo avanti col secondo gear. Per quanto riguarda invece i livelli 11, hypercharge eccetera, quello aspettiamo un secondo perché ci dedicherò i video. Tra l'altro mi ha detto che costano 5.000 di oro ad hypercharge. Mamma mia ragazzi, certe botte assurde. Per questo video io vi chiedo ovviamente di lasciare un like, perché credo sia una bella guida su cosa andare a potenziare interessante. Iscrivetevi a campanella, Daniele lo trovate in descrizione, non servono presentazioni, caster ufficiale di Bro Stars Cofr, mamma mia. E lo trovate anche su Twitch perché fa live, codice Grax e codice PlayerD, perché c'è pure il codice TR3 da molto tempo. Troppo gentile. Quindi sì, possiamo cominciare con Dynamike e Mr. P. Dynamike, ho già star power e gadget tutti e due, perché è storico. L'hypercharge l'ho sbloccata tramite star drop, ma non mi ricordo come, quindi ce l'abbiamo. Okay. Dobbiamo cominciare a spendere l'oro sui due gear. Allora, Dynamike. Ah, però gear... aspetta, piccola precisazione. Perché io devo ancora sbloccare il primo gear offerto da Supercell. Ah, e allora allora possiamo fare una cosa intelligente. Perché dato che il primo è gratis, ci prendiamo uno mitico. Assolutamente, sì, infatti me l'avevano già scritto. Però qui mi servirebbe il consiglio: qual è uno mitico meta attualmente? Sono tantissimi che mettono in difficoltà pure Daniele, perché c'è sta una scelta infinita. È una scelta gigantesca. Guarda, io ti direi, anche io devo un attimo rimettere le idee, perché qua si parla direttamente di un mondo di roba. Allora ti dico, quella di Spike, devastante. Ah, bella. Perché rallenta tantissimo, se ci caschi dentro è finita dentro la ulti. Quella interessante, molto, Spike l'utilizzo molto spesso. E allora potrebbe già essere una delle scelte. Più che altro perché le altre, c'è Leon che ti dà 2 secondi in più di ulti, buono, ma non proprio così incredibile. Il Crow che si può fare anche a meno, anche perché ultimamente Crow non si gioca tantissimo. Sì. E Tick è buona. Pure Tick. E questo te lo dicevo anche prima, che 1000 in più della testa, tanta roba. È anche vero che come trover utilizzo spesso Dynamike, magari posso dare la precedenza a uno Spike. Tanto le altre eventualmente le compriamo, quindi è giusto per sfruttare lo sconto prendere un gear mitico piuttosto che un gear normale. Quindi 2K, quello di Spike. Primo gear, bellissimo, in assoluto, non ce l'avevo neanche uno. Altra cosa, avendo i brawler a livello 10, scusatemi, 9, posso prenderne uno e equipaggiarne uno. Poi piano piano li porterò al 10, intanto mi shoppo gli altri, che più o meno Daniele mi dirà per tutti i brawler. Appena ce l'avrò al 10, sbloccherò l'altro. Che poi te ne puoi prendere anche un paio, magari se poi c'è qualche brawler che usi di più. Certo. Te ne prendi un paio, vedi magari di alternarli sulla mappa. Tipo, certo, non lo so, prendi scudo e danno, le alterni a seconda anche di quello che fai, oppure prendi una speed, insomma, poi te la gestisci. Mamma mia, c'è veramente un mondo dietro. Piano piano torneremo sul pezzo tutti quanti i brawler. A partire da Dynamike, quali mi consigli? Gadget Star P siamo a posto, poi quelli me li gioco in base alle preferenze. Non ci sono gear particolari, mi dicevo epici. Ti direi, io in questo momento, proprio anche io, lo sto usando con scudo e danno. Scudo e danno. Io me lo ricordo, dalla Ferre Cup c'era sempre questo discorso. Che metti? Scudo e danno, scudo e danno, sì. non ti sbaglio. Ok, primi due presi. Il bello è che qui ce l'abbiamo a livello 11 e quindi... poi puoi prendere tutto, le puoi equipaggiare entrambi, qua proprio... Esatto. La build è maxato proprio. Gli altri non serve prenderli. Gli altri... Sono soldi buttati, è solamente per qualcuno magari che è totalmente maxato e vuole avere l'account full maxato con la massima scelta. Esatto. Se no magari alterniamo, cioè tipo ogni tanto un gear epico se torna bene, perché alcuni che...
che recuperi i colpi più velocemente, tipo bow o sì, anche colt, quelli sono utili, quei gear epici sono veramente utili, se no poi alterniamo ad alcuni lo scudo, ad alcuni il danno a seconda di quello che ci serve. Ok, poi non so se mi ricordo bene, ma prima i gear si potevano pure potenziare, era molto più complesso farli, sì, il primo drop. Sì, sì, avevano tipo 3 livelli, mi sembra, una roba del genere, e invece sì, adesso li hanno messi unici, li compri, 1000 di oro, sono quelli, e ti dirò, beh, è più comodo così. Assolutamente, fortuna poi che c'ho l'oro, quindi li possiamo mettere, possiamo spenderli e comprarli. Quindi andiamo con Mr. P, salto verso il basso, poi dopo okay, ce la gestiamo. Io qui gadget, star power, ho tutto. Ah, hai tutto, perfetto. Non c'è l'hypercharge di Mr. P, ancora non è uscito. No, non è ancora uscita e lo sto aspettando, prima o poi la metteranno, eh. Così torna meta, speriamo. Sì, un po' lontano adesso da me. L'epico non è che questi qua siano okay, proprio così devastanti. Io ti direi o lo scudo o il danno, okay, vedi che è quello che ti ispira di più. Sì, 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 vado... intanto con lo scudo. Certo, sì, Mr. Scudo. P tanto lo utilizzo, probabilmente lo porto instant al 10 adesso, quindi già ne prendo 2, 500 mi costa dei punti energia, fatta al 10 e Daniele sicuramente è contento. Guarda, te la potresti giocare, ti metti lo scudo, sì, e poi usi la prima star power che ti fa fare il 40% in più di danno, sì, così si apposta, come esatto, se ogni tot usassi il gear del danno che ti parte. Ok, poi io come fatti gadget niente, spesso mettevo quello lì che mi genera il robottino il momento in cui arriva il colpo, piuttosto che il robottino quello gigante. Vabbè, comunque poi preferenze. Sì, sì, a lei sono preferenze, esatto. Poi anche certo, Mr. P purtroppo non si usa spesso, perciò... 8 bit, bisogna andare veloci, se no ci fa un video da 40 minuti. No, è qua. Anche qua. Ce l'abbiamo a livello 10, quindi ne posso prendere 2 precedenza. Io 8 bit ti direi lo scudo, perché danno ne fa tantissimo. Già, vero, non credo ci siano problemi di danno. Per quanto riguarda invece il secondo gear, l'epico... L'epico qua è interessante, perché è uno di quelli che ricarica i colpi. Io qua, certo, ragazzi, in generale, per chi guarderà il video, se trovate il Sumbrone l'epico che ricarica i colpi, ve lo consiglio, cioè... ok, si va con l'epico piuttosto che danni, a posto, l'abbiamo bene. Otto, next, c'ha tutto gas a livello 10, quindi ah, qui addirittura devo prendere gadget, star power, tutto su gas. Ah, tutto? Tutto. Allora, su gas io ti dico, primo gadget che è quello che ti fa scoppiare, sì, il palloncino, che è sempre utile. Ok. E l'altro, la seconda star power, ti direi. Seconda star power, eccola qua, spirito guida per 5 secondi, babau, aumenta del 25%, ok, ci sta. Sì, che sarebbe la ulti, quella che sì, tiri, oppure te la metti anche su di te così fai più danno. Qua ti dirò, quasi quasi il danno su gas, sai che non è male. Quei. Sì, danno. È uno shield che... vabbè, in realtà lui ce l'ha lo shield. Te lo metti da solo con la ulti, è una sì, certa. Ah, vuoi prenderne... allora, mi conviene. Scudo. Ah, ok, quindi scudo. Sì, sì, ok, guarda, okay, infatti, ci eravamo capiti, sì, quindi... perfetto, andati. Gas sistemato, farlo a livello 11 non credo sia il momento. Bene. No, 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 gas no, assolutamente. Chester... gadget, allora, dato della sorte, orsetti gommosi. Allora, Chester è un po' particolare perché è un brawler che si basa tanto sulla fortuna. No, aspetta, ti vado a cercare sì, anche il mio. Veramente esce fuori un video super guida di tutti quanti i brawler. Veramente, credo sia il sogno di tutti avere un coach come Daniele. Mi sento privilegiato, sono sincero. Assolutamente. Allora, io in questo momento lo stavo giocando con il secondo gadget e la prima star power. Okay. Ti dico... vi ripeto, cioè Chester è un brawler un po' particolare. Preferivo prendere un power up randomico, no? Che è questo qua del gadget che sì, ti aumenta tipo o corri più veloce, perciò la speed, o il danno, o ti cura. Cioè una roba anche lì randomica, però magari tante volte ti fa comodo, ti parte certo, magari una cura, non lo so, un qualcosa. Certo. Prima star power ce l'ho, benissimo. Ti dirò, lo scudo qua tanto fondamentale okay, perché Chester fa tanto danno e aumentargli magari quando vero, è sotto la metà ancora sì, più danno, tanta roba, tanta okay, tanta roba. Via. Presi, ce l'avamo a livello 10, quindi lo sfruttiamo al top. Cordelius, portato al 10 per errore, lo volevo portare al 9, ah, poi è andato al 10 da solo, quindi si merita gadget, star power, purtroppo l'hypercharge no, e doppio gear, non ci sono gear particolari. Sì. Perciò qua serve tutto. Eh sì, bella allora, build. Ti dirò, Cordelius, i due gadget sono buoni entrambi, sì, sicuramente un pochino più utile, magari può essere il secondo, perché mm-hmm, muti l'avversario per un secondo, tanta roba. E poi gli fa pure la ulti, ho visto la ulti, la porti sul sull'altro mondo, non può utilizzare sì, cose. Sì. Più che altro perché hanno tolto la possibilità di utilizzare i gadget quando sei in ulti, sì, e di conseguenza tanti approfittavano di questa cosa e utilizzavano il primo gadget quando sei dentro la ulti, okay, per saltare, okay, per avvicinarti, no? Ma adesso non lo puoi più fare, perciò. E allora, secondo gadget. La star power, la seconda, per forza. Recuperi, prendi i funghetti, recuperi ah, vita. Ah, eccola! Sì, sì, l'avevo vista, l'ho utilizzato, no? Però non trovavo quei
funghetti nell'altro mondo, quindi era la star power, la tutto star torna. E se li prendono gli avversari per sbaglio, loro perdono vita, perciò utilissimo. Devastante. E Gear anche qua, scudo danno, siamo sempre lì. C'è non tanto... ti sbagli, più o meno per tutti quanti i brawler. Sì, no. Cordelius se poi è già veloce di suo, non ha bisogno di... impostato e ce l'abbiamo. Sotto, Squeak. Ah, ora bisogna anche capire quale brawler portare a livello 10. Squeak è un brawler, ho visto spesso l'utilizzano. Mi costa 264 punti energia, l'ho fatta a livello 10. Perfetto, perfetto, vai, spendiamo. Quindi, il gadget ho il primo e la star power è la prima. Il vecchissimo, vecchissimo Squeak. Il secondo, okay, perché vado. Ti fa quella... ti lascia un colpo in terra e per 6 secondi rallenta i nemici che passano in quell'area, perciò ti isola un punto, no? Sì. La star power, buona anche la seconda perché li rallenta. E quindi cambiamo tutto il setup, se va sul secondo, bene. Posso mettere doppio gear, credo che qui lo scudo sia... fondamentale, sì, lo scudo e qua ti dirò il gear, quello del gadget in più, perché qua avere quattro gadget di questi qua no, che ti isolano un punto, no, perciò ti zonano un punto, è molto comodo, molto molto comodo. Mamma mia, servirà un video poi per provare tutti questi brawler. Beh, sì. Cioè, come se fossero nuovi brawler per me. Incredibile. Eh sì, infatti cambia tanto, ti cambia veramente tanto. Si va su Bibi. Allora Bibi, un altro brawler che gli è andato anche l'hypercharge, poi quella lì magari in futuro la proverai, sai. 184 mi costa, portata a livello 10. Un altro brawler che mi piace. Un altro brawler al 10. Allora, gadget e star power ho tutti e due. Okay, semplici due gear. Scudo danno. Olè, tanto questo. Al massimo, se ti serve avere più velocità, cambi la star power. Certo. Poi ti adatti qua. È un brawler. Io lo giocavo con lo scudo, ma poi perfetto, in base alla comp la gestiamo. Abbiamo Lu. E qua ti dico il gadget. C'è pure gear per Lu. Quello epico. Quello epico. Perché la ulti di Lu è fondamentale per Lu. E questo ti ricarica la ulti, perciò è potenziato pure a livello 10, perché mi piace nella dominio, quella tutta aperta, l'utilizzo. La ring di fuoco. Ring di fuoco, bravissimo. Danno. Bello cattivo, bello cattivo. Ok. Eh sì, lo rigiochi con questo gear, su ring di fuoco ti cambia, perché utilizzi tante più ulti. Bene. Buzz, ho tutti e due gadget, tutte e due le star power, gear. E scudo danno. Scudo danno. Sì, vai proprio tranquillo. Ho visto che pure meta... hanno messo le percharge di Buzz, che è anche molto difficile da utilizzare, eh? Però è tanta roba, sì. Spesso lo banno nei tornei perché si aggrappa nelle solitarie, è devastante. Lola! I gear per Lola, aspetta, ti vado a prendere. C'è l'epico, sì, che ricarica i colpi il 15% più in fretta, mamma mia. Infatti, Lola, esatto, quello dei colpi, sì, va preso. Preso. Danno scudo. Il danno. Ok. E ci abbiamo pure questa cattiva. La star power, se non l'hai ancora provata, che me l'hanno consigliata anche a me, perché giustamente anch'io ne so, ma ho bisogno di aggiornarmi. La seconda. Quella ti metti l'ombra un pochino dietro e ti cura, diventa una cosa incredibile. Bene, mi piace, la testeremo. Il gadget, primo o secondo? C'ho lo scudo e... Il gadget è sempre il primo, perché lo scudo è molto più utile. Semino, c'ho tutto, c'ho pure l'overdrive, purtroppo non posso giocare perché ce l'ho a livello 9, un po' basso. Secondo gadget, prima star power, e il danno e il gear del gadget in più. Senza l'epico. Senza l'epico. Gadget preso, il doppio, e era l'altro il danno, giusto? Sì. Perché qua giochi con il posizionare muri tante volte, perché ne hai 4 di utilizzi e ne puoi continuare a tenere l'avversario fai lì un fermo. Fortino alla Fortnite. Allora anche qua l'epico. 1500 andato. Mi sa l'avevo giocato su arco doppio, ho messo la visione, però qua vabbè, metti il danno perché lui recupera vita poi nel tempo con la star power, perciò non gli serve. Ok, quindi abbastanza solido. Andiamo col danno, però me l'ha impostato, do la precedenza a quello epico. E perché poi gli altri sono specifici, no, delle mappe in cui li giochi, ne parlavamo anche prima, no? Tipo per esempio un arco doppio, la visione ti serve, però lì ti dipende da mappa a mappa. Stu, spesso me lo mettono contro Stu, Usato bene Stu è fortissimo. Gear, io qua ti dico standard, proprio scudo danno. E si vola. Quando ti parte il danno su Stu, te ne accorgi subito, fa un male incredibile. Sì, doppio colpo ravvicinato e poi dopo scappa, non riesce a prenderlo. Sì, esatto. Un altro brawler, uno degli ultimi, Ash, che avevo provato ai tempi, però comunque me lo so portato avanti perché l'avevo giocato per un periodo Brawl Stars, c'ho tutti i gadget, tutte le star power, gear. Ma l'epico qua non te lo consiglio troppo. La super si ricarica velocemente, infatti, via. Io ti direi, ora se lo giochi in 3v3, secondo me Ash più delle volte lo metti su foot, io ti
ti direi per lui la speed e il danno. Interessante. Poi cambiamo un pochino, sì, sì, sì. Anche se Ashe, ti assicuro, magari a coppa un pochino più bassa lo utilizzi ancora, ma a coppa un po' più alta adesso è quasi inutilizzabile. Quindi di sicuro non lo porta a livello 10. Un altro fantastico, adesso è meme, non so se lo sai, Nerf Bosho. Ma lo stanno continuando a scrivere. Perché? Non capisco. Non lo so che è successo. Non l'ho più visto nelle partite, povero Bosho. Comunque c'ho tutto il vecchio setup, gadget, star power. Adesso gli buffano entrambi i gadget a Bosho. Ah. Cioè sono tornare. Entrambi più forti. Io lo utilizzo con il danno e sì. Il gadget del gear in, del, sì, il gear del gadget in più, che non scegli più. Ok, quindi sì, lo sì. Prendo, però do il vantaggio al danno. Ah, certo, dai più cure. Sì, è esatto, comodo. una cura in più. Interessante. Abbiamo Carl. Mamma mia, era un brawler che veramente mi mandava fuori da testa. Me lo ricordo, me lo ricordo. Non riuscivo proprio a pusharlo. Che avevo tutto, gadget, star power, anche il colpo quello che, insomma, poteva andare in traiettoria. Anche qua il danno e il gear del gadget in più. Esatto. Perché pure qua magari un push in più, no? Sì. Ti fa comodo. Tanto io credo che i gear riesca a prenderli tutti doppi tutti quanti. Ce la fai. Penso di sì. Tara. C'è l'epico, ma anche qua l'epico di questi non te li consiglio tanto. Bene, se risparmia, ringraziamolo Daniele. La speed del danno. Io okay. Vabbè, l'avevo usato in una mappa particolare, ho messo speed e visione perché ero sempre lì tipo una delle gem, una delle cose, però è troppo situazionale. Mi fido. Io veramente mi metto nei panni di un player che adesso torna a giocare a Brawl Stars che deve ritrovare tutti quanti i brawler. Un video del genere questo è oro, è questo oro, ragazzi, è oro. Veramente sembra i video corsi dei Fuffaguru. Invece è tutto gratis, bene. È tutto gratis e tutto utile perché in realtà sono consigli su una persona che ha testato. Ringraziate a Daniele e seguitelo perché veramente è gentilissimo. Maxin, allora anche Max, che attenzione perché dovrebbe tornare Max perché gli hanno dato 300 di vita in più a livello 1, perciò poi saranno tipo 600 di vita in più e Max torna. Bene, altro brawler simile a Stu, molto skillato, devi saper muovere. Scudo danno, scudo danno. Vai, tanto velocità penso che non abbia problemi Max. No, direi di no. Ma poi se hai dei dubbi con Star Power e Gadget te chiedi tutto che io rispondo a tutto. Sì, eventualmente faremo un 2.0 su come sistemare. No, prima li porto tutti quanti a livello 10-11, poi dopo faremo tutti quanti setup. Va benissimo. Mi limito a chiederti info sui gadget che mi mancano, Star Power che mi mancano. Perfetto. Bea, ho tutto. E anche Bea adesso purtroppo non si usa più tantissimo, ma è comunque un long che a me piace tantissimo. Peccato, Ciccio sarà un po' arrabbiato. Infatti mi sa che ha fatto pure un video che non gli funzionava Bea. No. Mi sembra di sì. Comunque anche qua scudo danno, vai sul sicuro. Non ti sbagli. Eccolo qua. Alla Ferre Cup che ricordi con Bea. Ha fatto il panico. Gelindo, un altro brawler che ho visto giocato un sacco, sempre Ring di Fuoco. Gelindo è diventato veramente molto forte. Poi c'è un modificatore nelle ranked che lo rende incredibile, quello dei colpi è troppo dei colpi, è vero, sì. C'ha tantissimi colpi, come un genio. Sì, bravo. C'ho tutto. E allora qua è lo stesso, scudo danno. Andiamo sul sicuro. Sì. Lo porterò a livello 10, sono rimasto con pochi punti energia, devo capire bene su quale andare ad investire. Meg, un altro brawler che è stato reworkato 100.000 volte, prima usciva senza robottone, adesso con robottone. Gear. Anche qua, scudo danno. Vai sereno, sì. Guarda che spendere 300.000. Guarda che ci metti poco. No, vabbè, comunque sto a 2.20 e stiamo già a quel punto. E poi vediamo se riusciamo a fare qualche chicca. Poi se manca qualcosa. Sì, andiamo a prendere gli altri gadget, ovviamente. Esatto. Allora, tic, anche lì bisogna vedere se vuoi comprarti il mitico. È arrivato il momento di spenderli. Oh, dai, 2K. Secondo me ci sta. Mi hai detto che la destra era fortissima. Non va giù con niente. Mille dita. È un altro colpo che serve all'avversario per toglierla. È un vantaggio incredibile. Bene, dato che ha poca vita, è giusto supportarlo sullo shield. Perfetto. Andato il tick. Colt. Ok, Colt uno dei miei preferiti, veramente. Mamma molto, mia, molto a me mi faceva impazzire tempi per portarlo, se non ricordo male, in 2 a 7.50. Te parlo di 4 anni fa. Vabbè. Lasciamo perdere. Però lo vedo molto spesso, la gente lo gioca. Puoi prenderti quello epico. Ricarica più velocemente. Buono. E poi puoi scegliere o quello che ti dà un gadget in più, o il danno. Se proprio vuoi essere super aggressivo, allora ti prendi anche. Allora, il gadget si utilizza spesso il colpo, quello proiettile, giusto? E no, io utilizzo più spesso l'altro, quello che ti ricarica i colpi. Ah,
allora perciò sì. Devi, prendi 4 ricariche, cioè, c'è quello infinito, allora sì, 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 capito, andare sulla bravo. Quantità piuttosto che sulla qualità, in quanto non c'ho una grande mira, quindi guarda, ti assicuro serve a tutti una roba del genere. Bello, scudo e danno, non ti serve, okay, senza l'epico. Bene. Sì, anche la ricarica di colpi in realtà non è, è bella, un'ottima ricarica di colpi, non ti dovresti trovare male. Perfetto. Bombardino, okay. Si utilizza? Ho visto, scelgo Bombardino... sempre Dick Grom da una Mike Larry. Finché non nerfano Larry, che infatti arriverà anche il nerf. Sì, ho visto, Bombardino nerf. È un pochino sceso, sì. non lo usano in tanto. Bombardino io lo stavo utilizzando con la speed, però anche lì dipende dalla mappa. Se vuoi andare sicuro ci metti scudo e danno. Scudo danno. E anche lì vai tranquillo e sereno. Investire questo, ragazzi, sul sicuro, ovviamente. Ragazzi, non sbagliate. Esatto, esatto. Prima di investire su gadget un po' più specifici, io andrei su quelli più safe, no? Che mi sembra la scelta, anche perché 1000 di oro capisco che per tanti non sia proprio così facile averli. Incredibile, mi manca una star power di rosa, la seconda. Ah, me sì? La sono shoppata, nel dubbio. Bravo, perché la seconda era proprio quella che ti volevo dire. In questo momento con l'hypercharge la seconda star power diventa un trattore, una roba top. Incredibile. Rosa, la speed. Speed è vero, fondamentale. Sì. Rosa, poi se gli arrivi sotto è fatta. Come vita sta a posto, penso diamo precedenza ai danni. Al danno, sì, okay. Sì, te devi proprio massimizzi i danni, fai il gear del danno e la star power. Più o meno sto entrando nel ritmo. Jesse, anche questa mi piace un sacco, la utilizzo in rapina, con la torretta. Sì, è bella, allora, lattina. Vabbè, se qua puoi provare l'epico, che qua effettivamente ha senso. Ok. E poi, non lo so, ci metti lo scudo, tanto... Mi rimane un po' più solido almeno. Sì, ti rimane un po' più solido. 25% la forza dell'alleato che schiera. Della torretta è più la forte. La torretta sotto cassa fa il panico. Bene. Sì, sì. Praticamente è un tipo un pre-percharge. Perché poi la percharge, la torretta è gigante. Non so se l'hai vista. È tipo 10.000 sì, sì, è una cosa assurda. Attenzione, Frank. Brawler che viene utilizzato per il modificatore della vita. Bravo. Bravo, quindi potrebbe anche essere un investimento, Le star power gadget hai tutto, perché tutto quanto, sì, vecchio stile. E poi ci metti scudo e danno, perché serve ancora più vita. Veramente immortali tutto il team. Sì, sì, è la tattica, arrivi a più di 14.000 di 14.600, tipo una roba del genere, è una cosa... Ci sta. Edgar, questo lo voglio potenziare, lo porto al 10. Edgar, guarda che è forte, sì, viene utilizzato, viene spesso bannato, però quando sta aperto non viene bannato e magari siamo in ricercati, fa male. Mm-hmm. Poi con l'hypercharge. Sì. E qua ti dico anche qua standard, scudo e danno, e vai sereno. Ok, sì, impostati, sì. Poi dopo lo porterò all'11, dedicherò un video, prenderò l'overdrive e diventerò uno dei tanti, perché lo utilizzano veramente tutti, Edgar. Altro brawler Eugenio, anche questo era da portare a livello 10. Più o meno, prenderò punti energia. Allora, ti dico, anche Jin... Sì. Il gear mitico, se vuoi fare l'investimento, quel range in più del grab ti cambia la vita. Cavolo, sì, importante. Prolunga di 3, buono. È forte. In Arraffa Gem, cioè li prendi dalla loro base, li porti dietro. Vedessi che roba, io l'ho usato per praticamente da quando l'hanno aggiunto. Tipo una volta ho miscliccato, l'ho tolto, una differenza senza. Immagino. Non ti torna più, non immagino, torna più se sei abituato a quelle distanze. Danno scudo? E il resto no. E no? Gin, guarda, ti propongo una cosa diversa, la visione. Qua lo metti in anticipo perché lo usi e questo sicuro ti serve con Gin, la visione. Ah, ok, è buono, certo, perché poi ci metti il grab, riesci a prenderli. Giusto, capito. Poi aiuti anche i compagni, perché bisogna... Grande pro tip, lo porterò a livello 10, sarà fondamentale. Bull, anche lui un'altra hypercharge tosta. Sì. Poi duro, scudo e danno. Scudo danno. Anche qua. Sì, facile. Sì, scudo e danno. Senza e troppi problemi. Li abbiamo spesi. E via. Ma non so come spendere tutto quest'oro, probabilmente sui potenziamenti, appena avrò i punti energia li porterò esatto, piuttosto tenti per quello, perché poi ti servono i 5.000 di oro, ricordati, per gli hypercharge overdrive. Quindi adesso si va precisi con i gear, prendo le star power gadget che mancano e poi dopo faremo l'investimento. Mortis, brawler che non credo utilizzerò, però qualcosina ci metto. C'è pure il mitico. Il mitico che è molto particolare, perché i pipistrelli vanno a una velocità incredibile. La ulti, se vuoi tentare la pazzia, okay, ci metti il 2K messi. Poi ti dirò, io lo gioco con il gear del gadget in più. Ok. Torna sempre comodo. Ci sta. Il gadget, quello, il danno da vicino, la pala rotante? Oppure l'altro? Io uso l'altro, il secondo. Ok. Me perché ti dà più colpi. Ti dà più colpi e cicli meglio le ulti e tutto un po'. Ambra, diciamo un po' no skill, ma io l'utilizzo soprattutto con randomini, spammo a palla. È forte, è forte. Poi, se non l'hai utilizzato, il secondo gadget, fortissimo. Sì. Le fiammelle l'hanno cambiate, sono diventate fortissime. Veramente? Io utilizzo il gadget, quello della scia, che mi prendo la ulti.
ulti. No, se ti capita lo scontro ravvicinato, gli metti il secondo gadget e disintegri chiunque. Non so se l'hai provata, è una cosa da provare, indecente. Non lo sapevo. Invece la Star Power utilizzo la prima, utilizzavo. Sì. E qua c'è la seconda. Sì. Ok, quindi la prima rimane. Perfetto. No, la prima va bene. Però il gadget è da provare, te lo assicuro. Ah, l'epico, ce n'ha due addirittura. Epico e mitico. Sì. Sì, 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 però ti dirò, il mitico ne puoi fare anche a meno, okay, non è proprio che... Però l'epico, i colpi in più, quelli fanno sempre comodo. Preso. E poi l'altro, io ti dirò, anche il gadget in più. Ok, bene. A sto punto, ste fiammelle bisogna provarle, saranno OP, lo dovrò portare a livello 10. Ma vedrai che ti accorgi che sono veramente forti. Corvo. Ok. Sembra tipo un'interrogazione ogni bro. Io immagino che anche pure tanti di quelli che guardano hanno le stesse domande, ma non trovano la persona giusta. Questo video, certo, sarà una cosa incredibile. La storia. Allora, pure qua, vabbè, a questo punto, se dobbiamo spendere queste monete, il gear mitico. Vai. Sì, tossine infernali. Il danno. Quindi se va proprio full di cattiveria contro gli avversari. Full... Corvo andato, Sandy. Okay. Sandy com'è nel meta? Sandy la utilizzi magari se vengono fatti poi io, magari. Paragonare ranked, sì, magari con qualche ban, con qualcosa, però in ladder così senza nulla che puoi giocare tutto, Sandy la utilizzi proprio in alcune mappe, ma poche. Infatti ai tempi mi piaceva un sacco, è stato un periodo che era fortissimo. Adesso la utilizzi magari su qualche mappa di foot, cose un po' più specifiche. Abbiamo il mitico, esatto, se lo vuoi prendere, sì, perché è buono, molto tattico. E poi la speed, io ho messo la speed, lo faccio bello veloce. Okay. Esatto. Precedenza al mitico, poi dopo appena sto al 10 metto l'altro. Sì, Jackie, sì, anche qua c'ho tutto. Allora calcola Jackie, poi quando proverai l'hypercharge direi ma è lo stesso brawler. Assurdo. E io ti dirò, sui tank la speed è tanta roba, però su, sì, Jackie se ne devi prendere uno solo, io ti consiglio il danno, perché la speed la compensi con il gadget che, okay, ti dà il boost in più. Ma tanto le prendo tutte e due, quindi vado, okay, con danno e speed. Va bene. Sto ancora a 190.000, ha voglia spendere. Rico porca. E qua il buon Ferre. Qua la ricarica dei colpi, anche lì quando, sì, c'è quello, consiglio ragazzi, quando vedete quello prendetelo, andate fisso sul sicuro. E il danno. E il danno, andato. Sì. Stecca sistemato. Iris, altro brawler ricercati, fa il suo lavoro. Prendo Iris la seconda fortissimo. Star Power. No, la Star Power, focus automatico oppure lo shield? La prima va bene, sì. Ok, quindi la shoppo, ecco, sì, fatto bene a chiederlo. Perché la seconda è vincolata dal primo gadget, perché ti serve per rimanere in vita e poi ti parti a tradimento. Sì. E invece la prima vai a fare le kill, serve, bello, il danno e vai. Vabbè, gadget sono buoni tutti, sì, e due, il, dipende da il secondo molto più utile. Certo. Andare a fare il tip è veramente tosto e magari ti serve proprio, non so, quella mappa di foot che fai un gol incredibile, però l'altro rifletti i colpi, tipo rimbalzi i colpi di Piper, sì, di tutti Long, cioè capito, e gli vai in faccia, loro non fanno niente. Epico oppure, sì, standard, sì, 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 epico. Okay, sì, sì, l'epico e lo scudo, poi lo se te ne vuoi prendere un altro. Sì. Bene, rimane sul pezzo. Prossimo brawler abbiamo Grom, altro brawler che utilizzo e non mi dispiace. Un thrower fortissimo, eh? Thrower veramente, sì, forte. E qua scudo e danno. Scudo danno. Sì. Andato. Sì. Veloce, indolore, pam! Il mitico, vabbè, il mitico se lo vuoi provare, che dice ti avanzano le monete, provalo pure. Premente fa più cure la torretta. Eh beh, sì, dai, ci può stare. Ma non credo lo shield gli serva. Sì. Io in realtà invece lo gioco solido con lo scudo. Ok. Sì, c'è ancora più. Però anche lì se vuoi mettere il danno, lì vabbè, sono piccolezza alla, okay, fine. Comunque, al momento, sì, ho preso lo shield. Piper. Pure Piper devo portare al 10, uno dei più fondamentali. Mi servono punti energia. Vabbè, ho tutto, mi servono solo i gear. Io Piper l'ho giocata tanto, poi vabbè, lì dipende, perché sapete che io gioco 3v3, perciò, sì, i miei sono anche tanti riferimenti, sì, dei 3v3. Io gioco scudo e cura, okay, perché magari se la giochi su KO, su ricercati, il danno ce l'ha, ce n'ha tantissimo, devi recuperare vita in fretta per riprendere a sparare, è, certo, la pro tip, no? Certo, ci sta. Io pensavo pure il gadget, non immaginavo che col curvi colpo, quello che te prende, ce n'avevi uno in più. Però magari non è così determinante, sì, come recuperare vita e avere una difesa. E anche lì dipende sempre, no, dal momento e tutto. E anche il gadget in più è utile, uno, okay, di quelli che prenderei sicuramente. Tanto penso i danni, non è che gli mancano a Piper. No, i danni ne ha una valanga. Brock, bel brawler, c'è la ricarica rimontato veloce con l'epico. Esatto, e lo scudo gli ho messo. E lo scudo, io, perfetto. Olè, questo l'abbiamo sistemato. Ringhio,
non l'ho più visto in giro. Si utilizza su qualche mappa, anche lui è diventato come Sandy, no? Molto situazionale, sì. lo usi solo da alcune parti. Scudo e danno. Molto easy, scudo, danno. Sì, c'è anche lui, a parte la star power, che la prima è sempre la più forte, i gadget fai un po' quello che vuoi, sì. Sono buoni entrambi. Ritornando su Spike, perché avevamo comprato il mitico, ci serve l'altro. Ci serve l'altro e su Spike il danno. Il danno. Tanto metti spine flessibili, ti parte il Mamma danno, mia. Flessibili, ti da dietro il muro, non si sa quanto. 1500-2000 fa il delirio. Cose incredibili, cose incredibili. Energetic. E Surge sta tornando, eh? Sì, ho visto, sì. In alcuni dominio, qua... quelle con i muri indistruttibili in mezzo. Sì, sì, è fastidiosissimo, sì. È fastidiosissimo. E ti dirò, io qua la speed su Surge ce la metterei. Bello. La speed e il danno. E il danno, sì, sì, sì. Che stai bello, veloce bello. E fai danno. Sì, che magari con una mappa con un po' di erbetta approfitti della speed prima che ti carichi i livelli. Certo. Così, perché all'inizio sei molto lento, no? Il primo. Sì, sì. Shelly. Anche lei i tempi quando gli hanno dato la speed in più era il brawler più giocato, mamma più forte. Mamma mia, sì, era ho saputo momenti. Era super meta, poi è stata nerfata. E per fortuna, perché sennò non si giocava più. Io quella gioco con la speed e il danno. Ok, speed. Ti dico, il secondo gadget e anche la seconda star power. Perché Cerotti, Cerotti? Guarda che forte. Ah. Sì. Proprio come andava ai tempi in SD. Sì. Cerotti non c'è niente da fare. Anche in 3v3 ti tiene in vita, anche su foot metti pressione che recuperi quella vita e avanzi. Lui dei tank è quello che soffre un po' proprio di tutti, eh? Non viene utilizzato tantissimo. Sì, è rischioso. E io ti dico scudo danno. Scudo qua. Danno. Così, sì. Chiuso, veloce, ciao Barry, sì. È stato bello, 2000 investiti, ci becchiamo. Leon, anche qua. Leon invece è interessante. Molto uno dei pro più forti nei ranked. Questo. Esatto, sì. Infatti ti chiederò pure il setup perché è uno che probabilmente utilizzo. Allora, qua ti dico il mitico, a questo punto no, prendiamoceli sì, tutti perché certo, no. Vai. E il danno. E il danno, bello cattivo, ok. Ma guarda, ti giochi secondo gadget, seconda star power. Io ci avevo 1-1, considera. Prima certo. E prima ho sbagliato tutto certo. Anche questo poi aspetto il video dell'hypercharge che quando lo provi sarà assurdo. Ems anche qua scudo danno, scudo danno. Se poi proprio magari una volta vedi che ti serve ci prendi la speed da Ems, ma per il resto è a posto. Nita, ma penso anche lì scudo danno, scudo danno. Vai tranquillo, penso anche c'è lei, anche l'epico aumenta anche del 25% la forza dell'alleato che schiera. Vabbè, se lo vuoi testare l'orsetto. Se ti puoi fare il test. Non so se può essere comodo contro, cioè, contro la cassa e rapina. Sì, anche, ma anche sicuramente dura di più. Okay. O se no ci metti anche una speed. Io per dirti, ecco, l'ho presa adesso. La stavo giocando addirittura speed con il gadget in più. Pensate che... Oh. Alla fine li prenderemo tutti e 7, Gear. Però vado più sul tranquillo, risparmio un po' a scudo danno e non si sbaglia. E il primo che è tornato, perché ovviamente tutti i brawler tornano quando gli mettono l'hypercharge, certo. Scudo danno. Scudo danno, 3-2000. Andati, stiamo a metà, 150.000 ancora. Penny, lei ha passato i tempi. Sì, è stato un sacco meta, mi ricordo. E ti dico, io qua c'ho una build vecchissima, ho preso l'epico con il gadget in più, okay. Perché avere un barile in più è comodo. 25% forse l'oleato, sì, un mortaio abbastanza importante. Okay. E anche il gadget in più, secondo me, tanta roba. Ci sta. Boh, che hai usato tantissimo. Mamma mia, mi ricordo. Me l'hai fatto mettere sempre contro Ferre. Guarda, Boh è un brawler... ultra, diciamo, neutro, nel senso che fa tantissime cose, buona vita, buon danno, sì, è incredibile. Sì, 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 me lo giocano spesso. Io lo sto giocando con la speed e quello epico. E l'epico, quindi ricarica i colpi e velocità. Sì, sì, sì. E fa il panico, intanto setto prima quello epico. Sì, Colette, dai, siamo quasi arrivati, eh. Non ne mancano tantissimi. Fortuna abbiamo fatto adesso, perché immagina se ci fossero stati 150 brawler. Un pomeriggio. Scudo danno. Zia. Facile. Comunque, all'inizio di questo video mi domandavo se riusciamo a fare una partita. No, oggi ci dedichiamo ai brawler. La partita la vedrete sul canale di Danielone, che starà in descrizione. Byron. Attenzione, perché è da provare, perché lo buffano, gli buffano tutto. Quella, la cura, tutto. È da provare, scudo danno, scudo però danno. Vai sereno. Sì, sì. Eccolo qua. Anche lui lo utilizzava ai tempi, poi dopo... Questo è interessante. Ora, non hanno dato un giorno per i bilanciamenti, ma quando arriveranno è da provare, sicuramente. Ah, qui proprio manca tutto. Va bene, il dubbio prendo tutto. Ok. Shoppo tutto. Allora, mi porta avanti. Bonnie, che anche lei sarà da provare perché è uno di quelli che verrà buffato. Mm-hmm. Ti dico, io la sto usando con il danno e lo scudo. Ok. E poi gli hanno messo che ricarica la ulti più velocemente, perciò l'epico non serve perché ci hanno già pensato loro. Se ti serve per la build, ti dico primo. Primo e primo. Andato. Poi dopo me lo studio. Gadget Star Power, sì. Primo Sam. Primo.
Anche qui mi manca tutto. Però certo non so se c'è senso investire su Brawler che poi non utilizzo. Non ci investire tantissimo. Infatti, magari prendo solo una star, un gadget. Ok, allora ti consiglio io. Vai sul primo sì, e primo. Primo gadget. Poi tanto gli altri eventualmente li troverò nei vari star drop. Sì, sì. E ti dico, se devi prendergli un gear a Sam, gli prendi il danno. Il danno. Così aumenti magari la possibilità di killare qualcuno. Andato. Poi vediamo anche in base a quante monete mi rimane. Rimangono. Sì, 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 sì. Mandy, invece Mandy è un brawler interessante. Ho trovato Mandy... il primo gadget, non so se è quello giusto. E lì allora i gadget sono buoni, intercambiabili. Okay. Intercambiabili, sì, a seconda della mappa. Però la star power è la prima, fondamentale. Okay, preso. Qua ti dico la stessa cosa di Piper, perché ho provato questa build con la cura e lo scudo. Mi sono trovato bene perché riparti a sparare più velocemente e tieni campo. Perfetto, imposto lo scudo perché anche l'altro ho messo lo scudo, poi dopo magari a livello 10 la sistemeremo. Macy, quelli nuovi, mamma mia, devo mettere tutto quasi. Ecco dove se ne vanno. Ti serve tutto per Macy? Un gadget, una star power e un gear. Allora, primo gadget, sì. Seconda star power. Ok. Mamma, saranno contentissimi i ragazzi a vedere sto video. No, infatti immagino tutti quelli che di solito chiedono che devo prendere. Ma che sta tutto riassunto qui. Guardi sto video e si è a posto per tutta la vita. Qua stessa cosa di Piper oppure vai con... No, io qua ti dico speed e il danno, perché Macy è un brawler da foot. Ok. E allora qua la speed ti torna comodo. Ci sta. Hank, anche questo brawler. Lui è passato da essere il brawler più forte del gioco quando è uscito ad essere proprio dimenticato da... È molto skillato, ti devi muovere, girare la bolla. Sì, sì, sì. Io ti dico qua, io ho messo la cura e il danno, perché ne posso mettere due, però se ne devi mettere uno solo parti col danno, che è più utile. Primo gadget, secondo gadget. Ah, allora, io stavo usando il secondo gadget e la prima star power. La prima star power. Perché ti aiuta un po' con movimenti, che magari è col fatto che occupa tanto spazio, se ti muovi più velocemente quando carichi la bolla al massimo. Intanto da prendere l'altro gear assieme, perché mi dispiace, vi ho dato solamente un gear, era danno scudo, no? Di colpa. Sì, 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 danno scudo. Almeno così ce l'ho tutti e due, no, perché io so preciso. Tranquillo che so come te. Sì, per fare sto lavoro devi essere preciso. Con lo scudo e il gadget in più, perché il danno Pearl ne ha valanghe, ne ha veramente tanto. Gadget e star. Il primo gadget e la seconda star power. Ok, bene. E Pearl è un brawler che ha bisogno di pazienza per essere utilizzata, perché ti devi aspettare e caricare un po' la, come si dice, la barra calore, sotto, no, la barra. Il calore, sì, l'ho visto, e viene anche perché utilizzato spesso. Sì, dopo hai scudo e il danno aumentato, è una cosa incredibile. Larry e Lori, praticamente ho un gadget, il primo gadget, però verrà nerfato, chissà se sarà più o meno. Larry non ci investire tanto, qua anticipiamo i tempi, dato che sappiamo che verrà nerfato, io ti dico di prendere, vabbè, ma qua vengono nerfati tutti, secondo gadget, prima star power e poi scudo e danno. Ok, andato Larry. Mamma mia, dopo tre nerf è ancora così era ancora così forte. Sì, ma è una meccanica troppo forte. Più che altro poi l'alleato no sense. Troppo danno, cioè te lo mettono davanti, ti spara, disintegra. Cioè, è un altro brawler, è 4 contro 3 praticamente. Sì, e poi fa più danno praticamente di tutti gli altri, perciò è incredibile. Angelo. Ok, Angelo, brawler che mi è piaciuto tantissimo, posso dire? L'ho visto. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, ti do la build più safe possibile, che con questa ti trovi bene per forza. Primo gadget e la prima star power. Sei una botte di ferro. Benissimo. Scudo e cura, perché tanto fa tutto da solo. Il danno ha un danno che non ha senso. Se lo carichi è fuori di testa. Allora, Feng, la star power io ti consiglio la prima, perché se per sbaglio ti entra la combo che ti continua a caricare le ulti, ti continua a cliccare il tasto e vai. Via, tutta a catena, stile Chuck. Il gadget, se vuoi ritestare i popcorn, perciò il primo. Sì, me li ricordo. Ti assicuro che è una bella combo. Ok. Una bella combo. E scudo e danno anche su di lui. Ok, abbastanza basic. Yves, altro brawler che mi piace tantissimo. Ok, allora la guardiamo bene. Yves, se non sbaglio, ha un gadget mitico fondamentale. Sì. Perché un alieno in più, ti assicuro, dà un fastidio che non ha senso. Interessante, cioè con la ulti, un baccello in più che va là da fastidio. Sì. Poi l'altro qua, Yves, è una delle build particolari, perché io la utilizzo sia col mitico che con l'epico. Okay. La build più costosa quindi possibile. Quindi costosa, però c'ha senso. Però funzionale. Primo gadget, perché saltare serve sempre. Okay. Per
pare. È vero. E il primo, perché inverte i colpi. Secondo me ci siamo, 90.000 riesco a fare tutte le build e mi avanza qualcosina poi per i prossimi brawler. Bene. Perfetto. Si va con Janet. Anche lei, poverina, è un po' lontana dal meta. C'ho la porta come gadget. Ok, l'altro. Ovviamente, il gioco non te dà mai quello buono. Non lo sapevo, già lo stavo pregustando. È troppo situazionale ed è difficile l'altro. Il primo è un pochino più safe. La star power, la seconda, perché ti concentra il colpo più veloce e ti rende tutto più fluido. Il gameplay è un pochino più scorrevole. E scudo e danno. Scudo anche danno. Lì. Andato. Sì. Otis, che secondo me è uno di quei brawler ultra sottovalutati. Invece anche lui fa di tutto. È particolarissimo, però non lo vedo mai piccato. No, infatti. Strano. Potrebbe essere un boh, e invece non è uscito proprio. Scudo e danno. Sì. Ti direi. Anche perché la ricarica della super è ottima, non ha bisogno. Okay. Secondo gadget, perché è quello che lanci, no, l'inchiostro. Ovviamente aiuta, c'ho per il primo. Perfetto. E la star power è la seconda. La seconda. Inchiostro. Perché spari di più. Ce ne mancano basta, 7, eh? Mamma mia. Dai. Poi ti chiamerò per gli altri due brawler e me li segnerò, Kit e Doug, quando li sbloccherò. Mai. Andata. Allora, per Buster, io ti direi la speed e il danno. Ok. Di gear. Sì, certo, essendo un brawler tank, sei un po' più veloce, è meglio. Ha bisogno, sì. Gadget, assolutamente il secondo. Sì. È quello che grappa. E anche la star power è la seconda. Troppo utile. Il ti rende immune. Direi anche lui scudo danno. Sì, siamo andati, ragazzi. Ci siamo. Star power era la prima, immagino. E vabbè, ti devo dire che questa puoi giocartela anche con la prima. Ok, ci può stare. E il grab. Gadget, però il primo è un po' più utile, no? Quello che grabbi è certo. Un po' più utile. Importante. Qua lo utilizzo sempre con la cura e lo scudo. Sempre per il solito discorso, no? Che recuperi giocandolo magari su ricercati, KO, recuperare prima la vita è utilissimo. Gadget e star power. Secondo gadget e prima star power. È molto tattica. Poi me li studierò. Ho tutte queste build, avrò il tempo di testarli. E ora c'hai 2000 informazioni. Tutte insieme, cioè sto recuperando tipo un flash, no? Come se ricordi tutto Brawl Stars. Cioè tutto questi insieme. Sono 2 anni concentrati in un video, insomma, non è così facile. Willow la seconda star power. Seconda star power, meglio la prima. Ok, 2K. Volati, no, ma lo fa apposta, cioè in base penso ai pick abbia. E poi ti dico il gadget, il secondo, molto più utile, quello che ti immergi per 2 secondi è figo. Ok, e gear. E poi qua scudo danno, tanto mi hai detto sempre 2, perciò rimaniamo sempre con lo scudo danno. Chuck, bro, è molto particolare, eh? Anche allora, qui tutta la build di quelli nuovi. Ah, ok, allora perciò primo gadget. Il deviatoglio. Sì, quello che ti toglie un... Il segnale più vicino e ricarica... Ah, ok, bello. Sì. E la seconda star power, perché secondo me 3 paletti già sono impegnativi da mettere e la prima star power te ne fa mettere 4, ma è veramente impegnativo. Ci vuole anche tempo, penso, per mettere tutte esatto. Questo invece ti toglie colpa agli avversari quando li hitti, utilissimo. E anche qua scudo danno, perché anche a Chuck quando ti parte il danno ne fa già tanto lui, ma poi quando va anche sotto la metà comincia a essere interessante. Un po' difficile utilizzare, però interessante. Sì, Chuck tipo, non lo so, santuario. Allora, sulla... Charlie la lascio per ultima, andiamo con Migo. Anche Migo, ti assicuro che io mi trovo malissimo a utilizzarlo. È difficile. Faccio veramente tanta fatica. Devi organizzarti bene quei salti, saltare al momento giusto. Sì. Allora lì, se vuoi un gadget particolare, il secondo fa quel jump più lungo, ti regala delle emozioni ogni tanto. E la star power, la prima, perché la prima. Ruba il colpo, poi è super fastidiosa, ti ritrovi l'avversario sotto che non ti spara. Ah, gli togli un colpo all'avversario. Gear, uno scudo. Magari da vicino, lo scudo, immagino. Perché devi provare un attimo, no? Mico, io mi trovo male perché quando finisci i colpi praticamente sei rimasto lì e non l'hai ammazzato, sei morto se no, non ti salvi, anche il danno se puoi mettere. E vai col danno proprio sul sicuro. Ci manca Charlie. Okay. Mamma mia, ragazzi, è stato incredibile. Charlie brawler da provare, sì. Un po' difficile i colpi, ma è fortissimo. E me lo immagino, allora, perché poi anche nella FRK l'avevo utilizzato, l'avevi portato al rank 35. Massimo esperto. È fortissimo. Il primo gadget, perché i ragnetti che metti in terra sono fondamentali. Danno fastidio, l'ho visti anche in solo, disturbano abbastanza. E il prima star power. Ok, acidità. Perché gli fai perdere vita a quelli che imbozzoli, perciò quando escono sono più facili da killare. Gear, il gadget in più fondamentale, perché i ragnetti. Se potessi ne metteresti 100, non bastano mai, perché sono utili, no? Ti parano i colpi. Infiniti pet. E il danno anche. E il danno. Quello fa sempre comodo. Mi sa che l'abbiamo fatti tutti.
ragazzi, un'ora di video. Io ringrazio tantissimo Daniele. Purtroppo non possiamo fare kit, mi dispiace, se no facevo pure loro, ma con calma, quando usciranno altri brawler. Non ti chiedo quello dei Melody, perché ancora deve uscire. Non mi sembra il caso. Diciamo, abbiamo fatto un bel setup da tutto quanto l'account. Una cosa che trovo scomodissima sono le maestrie. Non mi accorgo quando faccio le maestrie, cioè c'è solamente la stellina che lampeggia, ma non c'è una grossa notifica. E ci siamo, se riusciti. Non le riscattate, sono tante risorse in più, eh? Infatti ho preso più monete, però ecco, vorrei, c'ho pure una star P da prendere, no, uno star drop. Stavo pensando agli star power, ormai ce l'ho nel cervello, ormai nell'ottico tutto star power gadget. Siamo rimasti a 49.000. A questo punto potrei anche tenerli, piuttosto che andare a mettere i gadget, le star power che non utilizzo, tanto quelli li troverò dai vari star drop. Mi tengo queste monete e le vado ad utilizzare per prendere il gear a costo 5.000 più i potenziamenti dei brawler, perché 2.008 per un livello 11 non è per niente poco, sono veramente tanti, e sono 77, presto, quindi moltiplicate le monete, ci li teniamo. Abbiamo speso un botto. Daniele, io ti ringrazio per la pazienza, veramente avere il sorriso dopo 50 minuti una live di talk di tutti quanti i brawler. Veramente questo è un almanacco di Brawl Stars, ce l'avete qua, sì. Quando volete capire la comp da utilizzare per un determinato brawler, recuperate. Potrei fare pure, anzi, sfido la community qui sotto nei commenti con i timing di tutti quanti i brawler. Un commento. No, spettacolo. Sarebbe spettacolo. Bellissimo. Vi chiedo almeno 10.000 like. Iscrivetevi a campanella. Daniele lo trovate in descrizione. Uscirà un video sul suo canale. Codice Grax e Player D se ci volete supportare. Sul Super Store non ci sono gli sconti su Brawl Stars. Sugli altri giochi ci stanno. Chissà che succederà. Metteranno sconti. Non lo so. Daniele, un bacione. Grazie. Al prossimo video, prossimo live. Ciao belli. Ciao. Trovate in descrizione Daniele. Ciao.